Ciao a tutti miei carissimi amici, io sono Rosaria Rossella Matanza e oggi sono qui per leggervi il primo episodio del quinto capitolo, intitolato La festa in stile veneziano. Una volta eliminata l'oscura regina Lilith, anche la luna nera che sarebbe il satellite ad essa adiacente, iniziò a morire lentamente, sino a sgretolarsi in mille briciole. Lasciando così spazio solo al mondo magico governato da Re Severus e Chiona. Nessuno riuscì a dare una spiegazione logica a quello che accadde, ma secondo il dottor Carol Smith si potrebbe trattare di una specie di shock post-traumatico della natura stessa, come accadde a Guido con i ricordi. È così. In questo caso, il buco nero per un evento di estremo stress potrebbe aver rimandato indietro tutto quello che aveva risucchiato nel corso del tempo. Anche se l'ipotesi del dottor Carol Smith non era stata del tutto convincente, una cosa era certa però. In quel posto il cielo tornò ad essere di un azzurro sereno e tutte le creature abitanti dei villaggi tornarono finalmente a sorridere un po'. Inoltre, la dea Ecate e la dea guerriera Durga scoprirono che i Wendigo si potevano nutrire anche delle bacche di Gojì. Questa bellissima notizia fece gioire tutti quanti, e non solo i Wendigo, perché ciò permise la loro completa integrazione con gli altri. Re Severus a questo punto propose di festeggiare in grande, sia l'arrivo di Diamante che la sconfitta di Lilith e dei Metalupo Melas. Purtroppo però, il caso volle che per un motivo il quale non specificò, dovette allontanarsi dal castello per qualche giorno. Non potendo quindi dedicarsi all'organizzazione della festa come avrebbe voluto, andò a chiedere aiuto alla dea Ecate e a tutte le streghe. E così, alla fine si decise che le streghe avrebbero organizzato la festa dentro l'istituto del Giomair e non appena Re Severus si fosse liberato, li avrebbe raggiunti. Anche Chiona era all'oscuro di tutto e infatti le si leggeva nel viso l'inquietudine che custodiva dentro. Malgrado ciò, però, i preparativi andarono per il meglio. Le streghe con l'ausilio di Guido organizzarono una festa in stile veneziano. Le donne indossavano una maschera con piume strass e poi ampi abiti lavorati. Gli uomini invece indossavano un tailleur e una maschera semplice bianca. Vi era qualcuno però più audace che preferì distinguersi dalla massa e così usò come travestimento per la festa a tema maschere e costumi tipici veneziani, ma più elaborati come Bauta, Bernardone, Mattaccino e soprattutto non poteva mancare Colombina e l'avaro e lustrioso Mercante Pantalone, che sono tra le maschere più famose veneziane. Tutto il cibo fu fatto a tema veneziano e infatti vi erano i bussolai, che sono biscotti a base di burro, le fritole, che sono frittelle fatte con uva sultanina, i baiccoli, che sono biscotti molto fini e croccanti a forma ovale, e poi da bere vi erano vari vini, spumante, caffè e soprattutto cioccolata liquida. Anche le danze e la musica erano a tema, e fra tutti quei balli anch'essi in stile veneziano, uno risultò essere più piacevole agli occhi di tutti. Si trattava della furlana, una danza che viene eseguita in una o più coppie. Sembrava più una danza popolare o folcloristica che però riuscì a coinvolgere tutti perché era semplice e allo stesso tempo allegra. Questa danza consisteva nel formare un cerchio con le mani e poi girare tutti in senso orario. Successivamente si ci fermava e si eseguivano dei piccoli passetti con i piedi per poi tornare a girare nel senso antiorario. Si ripeteva questo passo più volte fino a che si staccavano le mani e
e ogni coppia iniziava a girare con il proprio partner di bando. Verso la metà della musica formavano nuovamente un cerchio ma senza mani, e a questo punto gli uomini avanzavano sino a raggiungere il centro del cerchio e poi ritornavano al loro posto iniziale, dando spazio alle donne di avanzare sino al centro. Anche questo passo venne ripetuto più volte fino a riprendere nuovamente i passi iniziali. Tutto ciò creò un bel po' di scompiglio perché c'era chi pestava i piedi ad altri ed invece chi girava nel verso sbagliato facendosi notare fra tutti. Anche il dottor Carlo Smith, nonostante non conoscesse i passi, ballava spensierato e divertito, senza troppi problemi. E non finì a terra soltanto perché la dea Durga, grazie a tutte le sue braccia, riuscì a fermare l'accaduto. Guida e Pantera, invece, nutrivano dentro così tanta gioia per il ritrovamento di Diamante, che se ne stavano in disparte seduti su un... divanetto abbracciati, trascurando per un attimo il fatto che nessuno avesse avuto più notizie di Re Severus. Solo Chiona, nonostante cercasse di non mostrarlo, alla fine cedette all'ansia che la devastava lentamente e per non rovinare la festa a nessuno, si spostò silenziosamente nell'antica biblioteca delle streghe senza farsi notare. La festa così continuò per il meglio e per rendere il tutto ancora più sfavillante, le streghe organizzarono per i ragazzi fuori dall'istituto del Dio Mair il gioco dei quattro cantoni. Esso consisteva nel costruire un grande quadrato al cui interno vi erano cinque bambini. Quattro stavano posti negli angoli e dovevano spostarsi velocemente da un angolo all'altro prima che il quinto bambino che stava al centro gli rubasse il posto. Per far sì che potessero giocare contemporaneamente tutti i ragazzi, furono costruiti più quadrati che arrivarono sino ad inoltrarsi nel bosco. Luce, Argento e Diamante giocarono nell'ultimo quadrato vicino al lago insieme a Zaffiro, vicecapo della razza dei Minotauri, e Acquamarina, prima ninfa dell'amore. Zaffiro era ogni tanto irrascibile e prepotente e voleva sempre averla vinta. Diamante, dal canto suo, era stato vezzeggiato molto perché era stato l'unico bambino in mezzo a tanti adulti e quindi non voleva proprio cedere facilmente la vittoria. Luce, Argento e Acquamarina, invece, trovarono molta affinità tra di loro, al punto tale che finirono per prendere in giro sia Diamante che Zaffiro. Per oggi finisce così questo episodio, spero tanto che vi sia piaciuto e come sempre grazie per l'attenzione e alla prossima!